Eccoci qua, vediamo di fare un bel reportage. Questo è il villaggio di Ruentobo, la zona principale in mezzo alla strada e la zona del villaggio in cui stiamo venendo a costruire i nostri progetti. Ed è un villaggio che si trova sulla strada principale che collega Kampala con Mbarara e poi da Mbarara a Kabale, da Kabale si va in Ruanda. Quindi l'unica strada è la principale che collega il centro con il sud Uganda e il Ruanda. Siamo venuti dalla strada principale, dalla sopra abbiamo girato dentro in questa strada. Questa è la scuola di mestieri, qui abbiamo il carpentiere, qui abbiamo i ragazzi che fanno costruzione, taglio cucito, parrucchiere per le ragazze. Questa è la nuova chiesa di Ruentobu e là dietro il terreno in cui abbiamo campo da calcio, pallavolo e dietro dove verrà a sorgere molto probabilmente il nuovo orfanotrofio, sono i ragazzi a lezione. Ciao! Qua siamo appena usciti dal villaggio di Ruentobo e stiamo procedendo in direzione Mbarara. Abbiamo appena lasciato a destra il progetto dove sorgerà probabilmente a breve, inizieremo a costruire l'orfanotrofio per bambini di strada o comunque sia sicuramente per bimbi orfani. E ecco che stiamo arrivando a quello che è il nuovo progetto, il Caridari SID, il centro per i nostri bimbi disabili, e subito dietro la nuova casa missionaria anche per l'ospitalità di volontari. Eccoci qua che svoltiamo, questa è la strada e questo è il progetto. Eccoci arrivati, adesso entriamo insieme a dare un'occhiatina. Eccoci qua, questo sarà l'ingresso principale, questo sarà l'ingresso invece della scuola e qui ecco che sorge il complesso della scuola. Davanti a voi qui vedete tutta la scuola, queste sono le tre classi, una, due, tre classi, lì ci sarà dove mangeranno e la cucina. Qui sorgerà invece la nuova fisioterapia che sarà accessibile sia dall'interno che dalla strada, così potendo anche aiutare bambini o persone con problematiche fisiche dall'esterno. E questi sono i due dormitori, uno sarà destinato ai maschi, uno sarà destinato alle femmine. Qui verrà un bellissimo spazio giochi, ma abbiamo uno spazio giochi anche dietro al dormitorio, là dietro c'è un grandissimo spazio e quindi potrebbe essere per l'orto, e qui faremo quello che potrebbero essere gli uffici, uffici nostri, uffici per gli insegnanti. Ovviamente siamo ancora grosso modo nella fase di cantiere. Dietro di là invece, dopo vi faccio dare un'occhiata, sorgono tutte le case per gli insegnanti dove loro staranno in maniera residenziale. In mezzo qua invece vedete appunto stanno nascendo, stiamo ultimando i bagni. Eccoci sul dietro del progetto, questa sarà la nuova casa di missione, già recintata, e qui vedete un pochettino anche il panorama, anche se un po' in controsole. Questo è il tetto sul dietro del dormitorio, vi ho fatto vedere dal basso, e là sotto sorge la parte restante del progetto. Ecco qua, questo invece è lo spazio giochi che vi dicevo, molto bello, sul di dietro, del dormitorio, lo vedete lì a destra, e questo è un terreno molto grande. E subito lì sotto, e qui è veramente controluce, dovrebbero intravedersi, queste qui sono le case, sono 10 stanze a L per gli insegnanti, per i lavoratori che potranno tranquillamente. E invece andiamo a vedere il progetto, questo è l'ingresso, sarà l'ingresso della casa, e ecco che l'accesso principale invece verrà fatto qua in mezzo. Eccoci velocemente all'ingresso, qui adesso abbiamo fatto una stanza per l'accoglienza delle persone da fuori, chiaramente. Qui entriamo nel nuovo centro, qui a destra saranno le camere dei volontari, sono piuttosto grosse, ognuno con il loro bagno. Quella sarà la zona comune, con un bellissimo salone, soggiorno dove si pranzerà, la cucina. Queste invece sono le due casette separate indipendenti, una per me e Marta, una nel caso dovessero venire nuovi missionari. Scusate, ma qui stanno, vedete, l'ingresso è stato un po' faticoso. Questa è la cappellina, queste appunto le due casette, adesso vi porto. Faccio appunto dall'alto, vi faccio dare un'occhiata a queste casettine, sono quasi ultimate, sta lavorando, good morning, l'idraulico, stiamo facendo il controsoffitto, questa sarà la cucina, il bagno e le due camere da letto, molto confortevole, quindi noi continuiamo ad aspettarvi. E là sotto abbiamo costruito a livello della terza step una tanica molto grande, più di 120.000 litri, l'acqua verrà pompata sul di dietro, a questa tanica sul di dietro, a questa torre,
che porterà due taniche sopra, molto in alto, e poi per cadute, per pressione, avremo acqua in tutti gli ambienti. Vi faccio vedere il salone principale. Qui verrà una veranda esterna meravigliosa con anche una bella vista sullo spazio sotto. Faremo tutto in legno, verrà un irlandese tra 2-3 settimane a darci una mano a fare il legno. Faremo un bellissimo spazio esterno, e questo è appunto la cucina principale con questo bellissimo salone dove verrà la dining, un ufficio, un bagno e uno spazio molto bello. Vi abbiamo fatto vedere tutto, manca solo il terreno giù sotto dove verrà la casa degli orfani, dove già lavoriamo con i ragazzi, una specie di parco giochi. Dimenticavo di farvi vedere il sotto, che qua dietro abbiamo un bellissimo spazio anche sul di dietro. Tutto questo è uno spazio che vedremo cosa potremo fare, ma spazio che può essere dedicato ai volontari per un po' di ricreazione, i campi sportivi, insomma, in modo tale che chiunque venga a trovarci possa trovarsi veramente a suo agio e via andare, oppure aggiungere un terreno di orto sempre per il progetto dei bambini, in modo da ammortizzare i costi, perché tutto è molto bello, ma chiaramente poi andrà anche mantenuto. Un grande abbraccio. E invece questa è la splendida rusciocca. Qui i bimbi dell'asilo, ve li farei vedere come sono bravi, ma non vorrei fare scalpore. Vediamo se si vedono. Eccoli qua. Vuoi fare? Ciao. And the other side. Sono i nostri bimbi, ma stacco e faccio un altro video. Eccoci qui nella bellissima rusciocca, dall'altra parte chiesa, asilo, cielo azzurro e colline, e qui vediamo se ci sono i nostri bimbi che hanno lezione. Sentite il silenzio. Questo deve essere stretching, credo. Questi invece devono essere studenti. Insomma.